Il Termoli centra la seconda vittoria in questo campionato a spese del team Nuova Florida, una strameritata vittoria con un classico risultato di 2-0. Termoli con 4 nuovi innesti, 2 subito inseriti da mister Esposito, altri 2 in panchina. Ma soprattutto l'ivoriano Bamba è quello che ha dato una certa svolta alla squadra, soprattutto sulla fascia di sua competenza, quella sinistra. E un Termoli che finalmente scende in campo, ritorna in campo con la classica maglia a strisce verticali giallorosse, mentre il team Nuova Florida in completa tenuta bianca. Diciamo che la partita, per vedere la prima azione al primo tempo, bisogna aspettare l'ottavo minuto. Una bella azione del Termoli vivacizzata da Baldé, ma lui poi manca il tocco decisivo per tentare il tiro in porta. Al 19° sale in cattedra Bamba, velocissimo sulla sua fascia di competenza, si invola, supera un avversario, entra in area, crossa al centro, un pallone invitantissimo, ma nessun giallorosso riesce a colpire di testa. Siamo al 33°, diciamo team Nuova Florida, vicino al gol, Trambullani si ritrova così la palla tra i piedi a pochi metri da Lombardo. 43°, grandissima azione del Termoli, in coppia Bamba e Carnevale. Bamba prende pallone, fugge, entra in aria, passa a Carnevale, gli ridà il pallone, ancora Bamba in aria, gli mette un invitantissimo passaggio proprio a pochi metri dalla porta. Carnevale non può far altro che insaccare per l'1-0 del Termoli. Si rientra in campo per il secondo tempo, nemmeno il tempo di battere il calcio d'inizio, che al 3° minuto ancora Bamba sale in cattedra con un pallone preso alla tre quarti, avanza, entra in area, vede libero il compagno Carnevale, appena entrato in area gli passa il pallone e lo stesso Carnevale lascia partire un fendente angolatissimo che si infila alla sinistra del portiere Giordani. 22° tiro dopo una diretta azione da parte degli ospiti con il nuovo entrato Muzzi, ma seppur da buona posizione lo stesso giocatore manda la palla quasi in fallo laterale. 44° da Silva Costa, il nuovo entrato, l'altro nuovo acquisto, se ne va in fuga, entra in area, quando sta per tirare viene leggermente sbilanciato e perde l'attimo. Capovolgimento di fronte, il team si divora il gol del 2-1, Lombardo evita la capitolazione in modo egregio.